Il nuovo libro di Bruno Vespa, presentato ieri sera, martedì, alla rassegna Una montagna di libri a Cortina, parla di donne al potere, in vari settori, dall'economia alla politica. Ma l'italiano medio, oggi, è in grado di riconoscere un leader al netto del suo genere? Io spero che si stia superando questo problema. Ormai le donne hanno, nel libro sono donne che hanno cariche di leadership assoluta, quindi insomma Lagarde, von der Leyen, la Merkel e poi le italiane che cominciano a guidare grandi aziende, insomma no, il problema credo e spero sia superato. Chi mi ha colpito di più? Sicuramente Elisabetta. Più difficile costruire? No, tutto sommato ero naturalmente facilitato dalle italiane, evidentemente, soprattutto alle politiche per il lavoro che faccio, però è stato un lavoro affascinante per tutte. Sto preparando un libro che uscirà, se Dio vuole, all'inizio di novembre, diviso in tre parti. Una parte è il quarto volume, diciamo, sulla storia di Mussolini e quindi è dal momento dell'arresto a Villa Savoia al momento della fucilazione. E poi c'era però un capitolo sulla Russia, sulla guerra in Russia e poi naturalmente le elezioni italiane. Lei è un habitué qui a Cortina d'Ampezzo. Lei la trova pronta questa città per le sfide del 2026? Prima Ci mancherebbe altro, eh. E qualche ritardo deve essere compensato molto molto rapidamente, senza tentennamenti, senza polemiche, si marcia e basta. È un'occasione irripetibile e guai chi si mette di traverso. Beh, indubbiamente le donne stanno vivendo, la donna sta vivendo un nuovo protagonismo, come è giusto che sia. Io penso personalmente che le donne abbiano parlo ad esempio parliamo di potere, parliamo di sindache, parliamo di politiche, cioè le donne hanno, diciamo, come minimo 2000 anni in meno di potere nella loro memoria, nella loro storia, quindi sono molto più, diciamo, più lontane dal potere stesso e quindi più lontano sei dal potere, sei più fresco nella gestione del potere stesso e anche da tutto ciò che comporta gestire potere. Il libro di Bruno Vespa che parla di queste 25 donne di potere, una di queste donne si chiama Giorgia Meloni ed è la possibile, se il centrodestra, come sembra, vincerà le elezioni, premier di questo paese, visto che un accordo del centrodestra prevede che chi prende un voto in più farà il premier. I sondaggi dicono che Fratelli d'Italia sia il primo partito del centrodestra, quindi è possibile che avremo per la prima volta in questo paese una donna come premier.